Non le chiedo del giro, non le chiedo nulla. No. La sua storia, consideri che io impazzivo quando lei andava ai mondiali. Ghirotto, Chinetti, forse Chinetti prima di lei, molto prima. Oh, se io avessi davanti Wikipedia, quali sono le tre cose più grandi della sua carriera da sapere? Sono un collega, mi chiamo Vanni Zagnoli, punto it giornale, quello è il livello minimo, di dov'è Massimo? Che non io sono di Stanghella, in provincia di Padova. Ah, quindi farò vedere il gazzettino, tema vuoto, no, ma le tre cose più grandi della sua vita? Allora, una prova di Coppa del Mondo in Inghilterra a Leeds, una tappa del Giro di Francia che ho vinto anche un po' fortunosa ai danni. Che anno fu? Bella domanda. No, no, 89, 90. Ah, quindi andiamo più indietro. Sì. Ha gareggiato col mio Pinetti. Dico Pinetti. Sì. Beh, certo, lei correva in Inostran Pinetti. Adesso pare, questo no? Non me lo ricordo. Ma avete fatto una maglia azzurra insieme? No, non ho mai fatto. Quante azzurre? Ho 7 maglie azzurre, sì. Quanti mondiali vinti con lei, grazie a lei? Zero. C'è stato Fondriest e c'è stato Bugno a Benidorm. Lì mi ricordo, per me il mondiale di ciclismo è la cosa più bella del mondo. Purtroppo ultimamente la vinciamo poco. Delle volte sono impegnato sui campi, ero a Bologna-Napoli, sono andato in macchina a urlare da solo per Alessandro Ballan, la sparata alla Beppe Sarondi. A Goodwood non c'era? Sì. C'ero da dilettante. Cosa ha vinto da dilettante? Un qualcosa? No, è un mondiale, no? Una medaglia mondiale? No. Quello per me era troppo grossa la cosa, ma comunque... Quanto è alto Massimo Interessi? Ma sono alto come te più o meno, un 89, non è che sei piccolo. Che anno è? Del 61. E mi dice i tre più grandi della sua carriera? Tra i compagni, tra gli avversari e poi i tre più grandi del giornalismo. Allora, guarda, io Bernardino, perché ho corso, l'ho conosciuto. Avversario. Francesco Moser, che è stato il mio primo capitano. E poi direi Stephen Roche per l'intelligenza e le, come dire, il senso tattico di gara. Come colleghi devo dire che ho dei ricordi molto importanti, forse di più anche di quei campioni, perché Guido Bontempi, Giancarlo Perini, Bruno Leali sono stati veramente dei colleghi di lavoro importanti. Invece i colleghi di... quanti anni sono in radio, Massimo? Beh, allora io quest'anno non l'ho fatto perché ho dovuto cedere il passo. Quindi era solo oggi? Ho ceduto il passo a Silvio Martinello e ne sono veramente orgoglioso. Padovan. Però ne ho fatti 9 dal 2010 fino a... Quindi facile dotto, per forza dotto. E poi? Anche no, visto che oggi è la giornata di dotto, altri tre nomi. Giovanni Scaramuzzino. Mitico. Dov'è? È andato via? No, è in sede a Roma. Ha fatto una sparata qualche giorno fa, ha fatto una tappa, l'ho ascoltato. Esatto. E poi mi ricordo anche molto volentieri Antonello Orlando, che è quello che mi ha portato per primo qua. Che oggi in Rai, lo devo intervistarlo in lungo al calcio femminile, incrociato. Un altro nome? Magari un tecnico, un... Marco Galli. Marco che Galli, ho conosciuto che, prima. È un'istituzione, adesso da quest'anno non c'è più, ma ha lasciato il passo a uno giovane. Cosa fa Ghirotto oggi? A parte, non oggi, ma in generale. Prego. Cosa fa di mestiere? No, seguo una squadra di mountain bike, lavoro per la Bianchi. E... Dove? Ciao a tutti, ciao. Alla prossima. Dove, a Padova? No, l'azienda è a Treviglio, io mi muovo un po' secondo quelli che sono gli spostamenti da squadra. Chi è il Ghirotto del ciclismo di oggi e di ieri? Cioè, chi era un Ghirotto prima di Ghirotto e un Ghirotto di oggi? Un grandissimo, grande generosità, belle, un bel finisseur. Io ci dovrei pensare un po', ma no, magari c'è anche, ma ci sono... Sono all'ultima, Emanuele. Ci sono molti corridori interessati, per quello abbiamo visto tanti giovani in questo Giro d'Italia, quindi ognuno abbiamo le nostre caratteristiche, la nostra umanità. Grandi padovani come voi, nel ciclismo solo voi due. Ma bisognerebbe andare a vedere un po' indietro, ma credo proprio di Ai vostri livelli? Credo proprio di sì.